Immagini dall'Alpe Gomba, immagini della veglia Sky Race 2017, qui dedicata la puntata di Meeting Point, una manifestazione sportiva che ha una capacità per certi versi unica di unire lo sport di altissimo livello e la promozione del territorio. La commentiamo insieme a Fabrizio Lorenzi, presidente del Team Race La Veia, e ad Alessandro Bagoni, vicepresidente. Partiamo dalle novità di quest'anno, presidente. Avete cambiato la sede di partenza. Sì, ci siamo spostati all'Alpe Gomba, a 1250 metri, per evitare gli attraversamenti di strada che rendeva un po' pericoloso gli atleti. E più che altro quest'anno abbiamo fatto un percorso totalmente nel verde, via, senza neanche un metro di asfalto. Alessandro, era nato, non dico per gioco, ma questo progetto ormai sette anni fa. Sì, adesso invece, l'ho detto prima, abbina sport e turismo come pochi altri eventi nel nostro territorio. Certo, sette anni, perché le prime tre edizioni erano state una gara più breve per rodarci, poi diciamo che la gara importante è partita quattro anni fa, sono quattro edizioni di questa gara che ormai è diventata internazionale. Infatti quest'anno c'è anche una novità sul nome, International Veia Sky Race, appunto perché ha sancito l'internazionalità, entrando anche in un circuito, l'Italy Series, quest'anno, che è un circuito organizzato appunto dalla Federazione Internazionale. Quest'anno siamo stati anche più fortunati rispetto al passato, perché il meteo è stato magnanimo e clemente, meravigliose immagini dall'elicottero, nella clip abbiamo visto anche un camoscio che imitava forse i concorrenti, no, Alessandro? Sì, quest'anno finalmente siamo riusciti a fare delle immagini aeree con l'elicottero, che veramente le stiamo vedendo in questo momento, sono immagini splendide. Queste sono a testimonianza della bellezza dei nostri luoghi, del nostro territorio. Ricordiamo che una delle mission principali del nostro team è proprio quella della promozione turistica a 360 gradi. Le immagini aeree aiutano, qui vediamo la linea dei 4000 all'orizzonte e i concorrenti che sfilano su queste pietraie, su queste montagne, con dei paesaggi veramente che l'Ossola può vantare. Due gare, la 31 e la 22, poi erano state anche precedute dal Vertical che c'è stato nei giorni precedenti. Cosa ha comportato lo spostamento della partenza e dell'arrivo per voi come team organizzatore, presidente? Praticamente abbiamo dovuto allungare per modo di dire su un altro percorso, andando verso il primo lago di Paioni, dunque un altro posto anche bellissimo dove ci sono i tre laghi. Si raggiungeva il primo lago e poi si discendeva a Paioni, togliendo la parte da San Lorenzo all'Alpe Gomba. Ecco, qui siamo già partiti i concorrenti. Sì, qui abbiamo il passaggio oramai già al Gran Premio della Montagna Cimave Rosso della 31 km, dove c'è stato un testa a testa, come per tutta la gara, fra Tadej Pivk e Daniel Antognoli, che poi andrà a tagliare il traguardo per primo. Daniel Pivk è un grandissimo atleta, perché ricordiamo campione del mondo skyrunning del 2015-2016, perciò veramente friulano, sì, di Udine, di Corre Praldo Moro Paluzza. Qui li vediamo, hanno già scollinato, stanno scendendo, hanno fatto gara appaiata fino più o meno al primo lago di Paioni, che è il tratto nuovo di cui diceva Fabrizio. È stato molto selettivo quel tratto, ha fatto selezione per i primi sia nella gara corta che nella gara lunga. Ecco, era già una gara tecnica, una gara difficile. Possiamo dire che con il nuovo percorso, con l'aggiunta di un'altra salita, le difficoltà sono aumentate e hanno reso ancora più tecnica, ancora più avvincente questa gara, perché poi è sorprendente, no, vedere due atleti che fanno quasi gara parallela quasi fino alla fine, no? Perché l'ultima salita, come diceva Alessandro, poi ha fatto la differenza. Sì, senz'altro. Poi si vede il secondo, Dani Antognoli, dietro, che studia e cerca di seguire lui nella discesa, che è molto tecnica questa dal Verosso, e poi ha fatto la differenza, come ha detto Alessandro, sul primo andare al primo lago di Paioni. Ecco, qui vediamo ad esempio, adesso appena scorse, le immagini dello svizzero che è arrivato poi terzo, De Lorenzi. Qui invece la prima donna, che è Denisa Draghi. Tanto per parlare di internazionalità, se noi prendiamo i primi sei classificati, i primi tre maschili, i primi tre femminili della gara clou, la 31, abbiamo Svizzera, Romania e Francia sul podio. Perciò, e in più, tra i ragazzi, Roberto De Lorenzi, medaglia d'oro
ai mondiali Skyrunning Juniores e Denisa Dragomir ha fatto medaglia a Premane nei campionati del mondo di corsa in montagna. Perciò, Lorenzo, che tutti dicono sarà il futuro di questa disciplina, no? Sì, un atleta già forte e ancora giovane, nonostante ha fatto già tanti piazzamenti. Abbiamo avuto anche un altro atleta giovane fortissimo che ha corso, perché è molto giovane, la 22 km e l'ha vinta. Ma l'ha vinta davanti a nomi come Mauro Stoppini, come a Scrimaglia, perciò comunque si chiama Andrea Rota, viene da Lecco, corre già per il Team Salom ufficiale, sentiremo molto parlare di questo ragazzo, ha 16 anni. Tra l'altro è stata una gara particolare quella della 22, no? Con un allungo iniziale, un terzetto, quartetto dietro a studiare e poi il ragazzo di 16 anni ha braccato chi era in fuga. Sì, la lunga iniziale via di Scrimaglia, che lui, non essendo uno specialista delle discese, ma molto forte invece in salita, infatti ha vinto il nostro Vertical con un tempo tra l'altro record, eccezionale, record di gara, ma anche con un tempo che sarà difficile da battere. Perciò è partito forte per far selezione in salita. Dietro poi c'è il terzetto che lo inseguiva. La svolta è stata appunto sull'ultima salita verso il lago di Paioni, dove in testa era Stoppini e Andrea Rota, il giovane, era sorpassato. Cioè, guarda i quadricipiti. Cioè, questa è la francese, Elia Chiron, sì, la seconda classificata. Team Scott ufficiale. Team Scott, la discesa del Verosso, questa è molto tecnica. Questa devi essere lucido per scendere qui. Devi avere grande equilibrio. Sì, grande equilibrio, fatica non devi averne perché... E devi essere molto concentrato. Anche perché qui le pendenze con il video si smorzano, però sono veramente pendenze importanti, con terreni che anche se asciutti, perché non ci sono state precipitazioni, eccetera, ti mettono sempre alla prova, perché c'è quel muschiettino sui sassi, piuttosto che... Leggera umidità, certo. Leggera umidità, piuttosto che un sasso che si smuove. Noi cerchiamo di mettere il percorso nella massima sicurezza, e qui c'è un grandissimo lavoro dei volontari, perché veramente il percorso segnato bene e un grande lavoro anche proprio di sistemazione. E poi, come si vede, non ha mai passo regolare preciso, devi sempre cercare di trovare un allungo, accorciarlo, e quello ti rende molto più difficile correre la discesa. Tanto quest'anno il valore aggiunto, la gara era inserita nell'Italy Series. Sì, circuito internazionale dello skyrunning, selezione per i futuri mondiali o europei. Tra l'altro il vincitore da noi, Daniel Antonioli, e la vincitrice Denisa Dragui hanno portato a casa settimana scorsa il titolo di tutto il circuito. Il circuito, perché hanno vinto anche l'ultima prova. Ecco, a livello così anche turistico, non ne parlavamo prima, una gara di questo tipo cosa porta alla Valle Bognanco? No? Innanzitutto grande visibilità, innanzitutto il fatto che gli atleti poi, e lo dicevamo anche in conferenza stampa, ritornino magari con un amico, con un familiare, cioè queste sono cose che sembrano scontate e banali, ma non lo sono. Infatti quest'anno altra grande novità, che per noi è stata importante, cosa abbiamo fatto? Un questionario di soddisfazione da far compilare ai clienti, anche per renderci conto. Ecco, quello che tanto vedi cosa succede ogni tanto quando perdi l'equilibrio. Quello che è il pacchetto che andiamo ad offrire. Un progetto che è nato con i ragazzi della scuola, perché noi quest'anno abbiamo anche avuto un progetto di alternanza scuola-lavoro con l'ITIS Marconi, dove siamo andati a fare delle lezioni in aula ai ragazzi, e poi abbiamo proposto anche tra gli altri progetti questo questionario. Nel questionario, allora, il 65% dei concorrenti proviene da fuori provincia. Di questo 65% abbiamo quasi 20% dall'estero, siamo già arrivati ad avere, ed è tanto. Questo significa che gran parte dei concorrenti pernottano, e addirittura più di una notte. Perché, qui a Gattascosa era, no? Sì, questa è Gattascosa. Abbiamo pernotti che vanno anche di 2-3 notti, perciò questo è il valore aggiunto che stiamo creando con questo evento. E anche queste immagini, immagino, scusa il giro di parole, che possano veicolare non male, no, la gara. Queste sono bellissime immagini, un bellissimo montaggio, e sicuramente questo è un veicolo che noi andremo anche ad utilizzare nella promozione, perché durante la stagione noi ci spostiamo, andiamo diverse volte a promuovere la nostra gara, perciò il nostro territorio, in Lombardia, in Trentino, siamo stati in Svizzera, cioè ci muoviamo, abbiamo anche un progetto di andare in Spagna, quest'anno è una gara importante, ma dobbiamo farci conoscere proprio a livello internazionale. Ecco, lì, quando uno arriva a Gattascosa,
non è la metà della fatica, perché poi la fatica aumenta sempre di più. Ma diciamo che lì sei a metà della gara, metà lunga, sei a metà. Esatta, però in realtà... Però in realtà da lì inizia proprio la vera gara. Se arrivi lì che sei stanco, hai dei problemini, dopo non è più facile recuperare, perché ancora sali e scendi, anche un passaggio in cresta abbastanza tecnico, come vediamo adesso, anche lì non è facile correre, devi essere concentrato, lucido, è difficile da correre via. Sì, perché lo skyrunning, la caratteristica è proprio quella, soprattutto una gara di sky race vera come la nostra, quella che è vero, il chilometraggio è 31 km, può anche sembrare non molto, ma è molto tecnico, perciò una corsa molto dispendiosa, perché sei sempre in trazione, sei sempre in controllo, sei sempre a cercare l'equilibrio. Perciò poi con le temperature alte che c'erano hanno aumentato la fatica, perché è vero che quando piove non si alza l'elicottero, però magari la fatica... Sì. Viene un po' alleviata con quelle temperature di anche fine agosto. Faceva caldo, sì, sicuramente hanno contribuito, qualcuno ha sofferto, magari qualcuno piaceva correre con quelle temperature. Il comunque tempo... consideriamo che avevamo rifornimento ogni 5 km. Ecco, volevo arrivare qui, cioè nel senso anche i volontari che ci sono sul percorso hanno fatto un grandissimo lavoro. Un grandissimo lavoro, sì, avevamo più di 200 persone impegnate nell'organizzazione come volontari, perciò al di là del nostro team, che siamo 10 persone, che abbiamo le idee, a me piace sempre a noi dire ai nostri volontari che sono tutti protagonisti di quello che si porta a termine, perché le idee le abbiamo noi, le mettiamo sul tavolo, poi se non hai questo esercito di volontari che ti aiuta, non potresti mai farlo, come anche... tutti gli sponsor che ci supportano, perché comunque cioè anche a livello economico di un evento del genere... Molte premi importanti, e sì, anche questo vi ha dato una certa credibilità, no? nel mondo. Sì, per gli atleti più forti anche, certo ci aiuta, però quello va anche grazie agli sponsor che abbiamo. Anche il tifo, cioè nel senso lungo il percorso tanta gente... che ha raggiunto le varie cime per sostenere gli atleti. Sì, quest'anno come tutti gli altri anni abbiamo sempre il tifoso su in cima alla Punta Verosso, e quest'anno anche stesso con un po' di musica e abbiamo avuto anche uno speaker che ci commentava i passaggi e tutto, è stato veramente bello, sia per il tempo anche. Ecco, qui a quale parte del percorso siamo? Allora, qui siamo all'Alpe Monchiera, questi stanno avvicinando l'Alpe Monchiera, perciò qui si incrociano le due gare. La piana hanno... era? La piana di Monchiera, sì. Sì, sì. L'atleta era la piana? No. No? No, non era piana, no. Praticamente diventa uguale il percorso da questa parte, qui invece Paioni, questa è la parte nuova, già. Adesso eccoli qui, curiosi, arriviamo. Ah, ecco l'arrivo del ragazzo che vi dicevo, questo è Andrea Rota, questo ragazzo corre già a Salon, un ufficiale, ha 16 anni, guardate la felicità di questo ragazzo quando corre, la leggerezza, ne sentirete parlare, questo è veramente forte, ha già vinto, pensate che in una gara che abbiamo visto io e Fabrizio, a inizio stagione, lui su una 22 km è arrivato secondo davanti a Antonioli che ha vinto la nostra gara lunga. Tra l'altro esile, fisico asciuttissimo. Certo, e questo è un altro ragazzo giovane. Della Valsesia, anche lui ha fatto un garone, è andato fortissimo, 20 anni, perciò un pochettino più grande, più maturo, Bertoncini, un po' più maturo di Andrea, e qui vediamo invece Mauro Stoppini, che è arrivato terzo. Del podio, è arrivato sì. Portacolori del team Salomon Fisiodelta, anche in campo femminile c'è stata una bella gara, una battaglia fino alla fine, però poi... Sì, Cecilia ha confermato la vittoria dell'anno passato. Abitue oramai. Abitue, sì, lei ci tiene sempre ad esserci da noi, ha corso anche il vertical, perciò ho fatto doppietta perché ha corso anche venerdì. Tanto c'era anche il trofeo Giampiero Bragoni, no? Alla memoria di, sì, di tuo papà. Per la 31 km, come tutti gli anni, viene messo in palio il trofeo in memoria di mio padre. Quest'anno è stata vinta dalla Vale Tudo. Sì, Vale Tudo Skyrun in Italia, Racer, che ogni anno viene in forza da noi. Ecco qua l'arrivo del vincitore della 31, Daniele Antonioli dell'esercito. Che sull'ultima salita, come abbiamo detto prima, ha messo il turbo e ha salutato la E lui è uno specialista delle salite. Salita va veramente forte, però ha tenuto duro quest'anno in discesa anche, perché comunque dietro di lui c'era
un campione, ecco, lo vediamo, Taddei, campione del mondo per 2 anni consecutivi, 2015-2016, ha vinto tutto nel mondo, perciò ha fatto una grande vittoria. Si è accusato un po' di crampi nel finale, no? Ecco perché. Infatti ha accusato dei crampi in finale, sì. Ecco, 3 minuti e 37 per il primo classificato, mentre Fulano è stato staccato di circa 3 minuti, eccolo qui. E terzo team Vibram, come dicevamo, Roberto De Lorenzi, che anche lui è molto giovane, ha 21 anni mi sembra che ha quest'anno. Sì, sì, under 20 era l'anno scorso, sì, sì. Ecco la vincitrice, l'arrivo della vincitrice in campo femminile, Denisa Dragomir, e lei Valetudo. Oramai è un'abitudine della nostra gara, e terza vittoria per lei, è una ragazza veramente forte. Adesso già quest'anno dovrà fare il salto verso il mondiale, vediamo, perché l'altro anno penso che vada a correre anche prove del mondiale. Alle sue spalle Celia Chiron, Celia Chiron, la francese che abbiamo visto prima, sì, che esibirsi in discesa con un bello stile. E terza Daniela Rota, eccola qui che è arrivata. Guardiamo al futuro, cosa ci dobbiamo aspettare dall'edizione 2018 in un minuto? Futuro del 2018, speriamo di avere qualche concorrente in più. Noi adesso stiamo già lavorando sulle novità, adesso purtroppo non possiamo ancora dirle, niente, rimarrà come quest'anno, con qualcosa in più, perché quest'anno era la prima prova, e niente, vi aspettiamo il 2018. Io ringrazio Fabrizio Lorenzi, grazie Presidente. Saluti. Grazie Alessandro. Grazie a voi per la vostra disponibilità. E ci vediamo ovviamente nel 2018.